Eneba è lo sponsor di questo video, marketplace dove è possibile acquistare le proprie key di gioco sia su PC che su console, oppure anche degli abbonamenti o programmi per PC e crediti in game. Eneba è uno store in espansione che al momento conta almeno 10.000 prodotti digitali in vendita, è molto affidabile, ha uno score di 4,5 stelle su 5 su Trustpilot ed è anche partner di importanti brand dell'industria videoludica come ad esempio Konami, e ha anche un live support service che è attivo 24 ore su 24 e serve appunto per risolvere rapidamente eventuali problematiche. All'interno dello store troverete diverse offerte che si aggiornano nel tempo e prezzi scontati, però è possibile andare a inserire il codice sconto di Armax al momento dell'acquisto per avere un ulteriore sconto. Se siete interessati a dargli un'occhiata, tutti i link del caso li trovate in descrizione. Good morning YouTubers! Prima di iniziare con il topic del video vi segnalo che lunedì è uscita la seconda puntata di Dear Max TG. E nonostante l'apprezzamento nei commenti del primo episodio della scorsa settimana, ho notato una notevole differenza di interazione con il secondo episodio. Se vi piace e volete che prosegua, vi invito quindi a sostenerla, come dicevate nei commenti del primo episodio, perché richiede parecchio lavoro per essere realizzata, quindi la porterò avanti solo se vedo che realmente c'è un sostegno e un interesse da parte vostra. Detto questo, parliamo del rework degli specialisti che è sotto i fari di DICE. C'è un messaggio su Twitter di Redfor87, che è un community manager di DICE, di cui non abbiamo ancora parlato nel canale e in cui sostanzialmente si dice che apriranno una discussione a feedback con la community, stessa cosa che hanno fatto per le mappe, che riguarderà però gli specialisti, così da vedere come andare a reworkarli. Ecco, il rework delle mappe inizierà a vedersi da quest'estate. Con la patch di aprile rivedono gli attachment e il bilanciamento dei mezzi. Continua quindi su questa falsa riga di quello che abbiamo detto un paio di video fa, cioè la direzione è giusta, sono le tempistiche ad essere bibliche. Se intendono parlare degli specialisti davvero dopo il discorso delle mappe, allora non ho veramente idea di quando arriverà realmente il turno di vedere gli specialisti. Non è qualcosa comunque di cui io sento la necessità impellente, io non ho mai nascosto, non ho sempre considerato la questione degli specialisti non prioritaria da cambiare, né qualcosa che potesse allontanarmi a prescindere da giocare da Battlefield 2042. Per me sono altri i fattori che pesano di più sul gioco, come ad esempio la struttura delle mappe. Ho sempre detto che secondo me basterebbe rivedere un paio di questi specialisti per migliorare notevolmente la questione e che a me appunto personalmente quindi non danno così fastidio, ma giocando a BF da 12 anni sono ovviamente anche io più legato alla meccanica delle classi. Quindi, in caso sparissero del tutto, gli operatori mi troverei comunque a casa mia. Mi dispiace perché credo appunto che potevano anche funzionare su BF se fossero stati fatti un po' meglio e se ci fosse stata più elasticità anche da parte del player medio della serie. Però c'è da dire che quando una cosa non piace al 99,9% della community di un gioco, allora questa cosa bisognerebbe rivederla. Tanto più se quella cosa diventa uno scoglio talmente insormontabile da allontanare appunto i player dal gioco stesso e dalla serie. Esaminando più nello specifico la questione, se non fosse in tavolo un dietrofront totale in merito, e quindi con la loro eliminazione, allora quali altre possibilità rimarrebbero? La prima sarebbe quella di dividerli effettivamente per classi, e le classi in realtà ci sarebbero anche già all'interno del gioco, anche se attualmente non implicano praticamente nulla, e a quel punto andare a dividere l'arsenale di conseguenza. Ora, se noi dividessimo le armi per le classi, la cosa che secondo me non funzionerebbe allo stato attuale è il fatto appunto che l'arsenale è troppo limitato per ora per andarla a suddividerlo in quattro classi. Troppe poche armi. Il risultato pratico sarebbe quello di vedere il player scegliere un operatore piuttosto che l'altro, non per quello che rappresenta in termini appunto di classe, ma per la categoria di armi che può utilizzare. Quindi per esempio se a uno non gli piace il fucile da cecchino, non gli piace giocare da cecchino, a quel punto non giocherebbe mai Rao, non giocherebbe mai Casper, non giocherebbe mai Pike, che sono i ricognitori nel gioco. Quindi la soluzione potrebbe diventare in questo caso quella di non assegnare una singola categoria di armi a ogni classe, ma di lasciare l'arsenale aperto per necessità al momento, eventualmente poi in futuro se ci saranno più armi limitarlo, però appunto al posto che dare soltanto una tipologia di armi a una classe,
eventualmente escludere una categoria di armi per ogni classe, lasciandogli la scelta sulle armi. Questa cosa già potrebbe funzionare di più. La seconda possibilità potrebbe essere quella allora di non toccare l'arsenale perché è troppo limitato e andare a suddividere i gadget per le classi. Per gli assalti vari lanciarazzi e C5, per il supporto munizioni e riparazioni, per il cecchino deploy beacon e soflam, ma poi ci sarebbe l'incognita del medico che si troverebbe ad avere l'abilità per curare e come gadget la cassa medica e le piastre, e non avrebbe molto senso. Così come non avrebbe molto senso andare a dare la cassa medica alle altre classi perché a quel punto si va a mescolare il tutto e non funzionerebbe la suddivisione dei gadget. Anche qui forse per andare a bilanciare la questione non si potrebbe andare con una logica di dare solo un paio di gadget per ogni classe, quanto più escluderne qualcuno per ognuna. Per esempio lasciare soltanto agli assalti lanciarazzi in questo gioco, dove la quantità di mezzi è esagerata, sbilancerebbe ulteriormente il gameplay. La terza via possibile che vedo è quella di cui si parlò praticamente all'uscita del gioco, e cioè andare a vedere gli specialisti in modo simile a quanto succede su Battlefront, cioè si gioca con i soldati normali, si accumulano dei punti e una volta accumulati quei punti si può utilizzare uno specialista scelta come soldato speciale, esattamente come succede appunto su Battlefront. Questa via sembrerebbe permettere di salvare capre e cavoli, però ci troveremo in realtà nella stessa posizione di prima, e cioè dover suddividere l'arsenale attuale a soldati semplici divisi in classi con un arsenale talmente risicato che la cosa non avrebbe senso. Funzionerebbe solo se intendessero aggiungere in contemporanea molte più armi. E forse è anche questo il motivo per cui stanno temporeggiando per risolvere questa questione, perché risolverla sull'immediato comporterebbe altre problematiche da risolvere. Come vedete, ogni scelta di cui ho parlato ha degli effetti collaterali da risolvere e non è semplicissimo andare a creare una quadra perfetta. Quindi vi chiedo, voi in questo caso, come risolvereste il problema? Aspetto di leggere i vostri commenti, ragazzuoli. Vi ricordo che potete andare appunto a vedere il video precedente sul Dermax TG se volete sostenere la serie e volete vederla in futuro. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.